Buonasera a tutti e bentornati con la rubrica Il Post da casa. Buon pomeriggio. Oggi abbiamo la fortuna di avere due importanti ospiti con i quali ci intratterremo e cercheremo di approfondire un aspetto che ci ha tenuto molto attaccati sia alla televisione sia ai mezzi di informazione, eccetera. Cioè parliamo di tutti quelli che sono i modelli epidemiologici fatti in relazione soprattutto ovviamente all'emergenza e alla situazione che stiamo vivendo in questo periodo. Inizio a presentare subito i nostri ospiti. Saluto e ringrazio di essere con noi l'avvocato Francesco Gogatti, presidente della Fondazione Post. Buonasera, grazie di essere con noi. Ciao Michele, grazie, buonasera a tutti e bentrovati. E saluto anche il professor Luca Gammaitoni, che ha accolto il nostro invito e ci è venuto a trovare. Grazie professore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, tanto presento il professor Gammaitoni del Dipartimento di Fisica e Geologia dell'Università degli Studi di Perugia e direttore del NIPS Lab, ossia del Noise in Physical System Laboratory. E per introdurre l'argomento di cui vogliamo parlare, lascio la parola al presidente del POS, che fa anche un po' gli onori di casa. Quindi a lei la parola, grazie, avvocato. Sì, grazie, grazie Michele. Buonasera a tutti. Ci tengo molto ad essere presente oggi, lo dicevo prima privatamente a Luca, proprio perché, come tutti sapranno, il professor Gammaitoni, che è un importante fisico, è stato colui che mi ha preceduto alla presidenza del POST. Quindi non solo un piacere personale che si accompagna anche alla passione che il sottoscritto poi dimostra tutti i giorni quando provo ad elaborare delle tabelle, dei calcoli sulla epidemia in atto, ma anche un vero piacere e dovere istituzionale hanno fatto sì che io ritenessi utile, doveroso e importante essere presente oggi pomeriggio. Quindi, Luca, grazie di essere presente e se permetti partirei subito con la prima domanda. Allora, l'impatto mediatico della pandemia ha portato alla luce il tema dei modelli di contagio. Sfogliando le pagine dei quotidiani, navigando in rete, abbiamo avuto la possibilità di leggere tabelle, grafici, funzioni. Discutiamo un po' di modelli. Che cosa sono, da dove vengono, a che servono e come funzionano. Beh, buonasera a tutti, grazie intanto dell'invito. Io partecipo sempre volentieri alle iniziative del POST che sono utilissime e sono una grande risorsa per Perugia, per il territorio, per l'Umbria, e quindi vanno assolutamente incoraggiate e sostenute. Parliamo di modelli. Ragione Francesco, sono modelli matematici, questo è il termine. L'idea che ci sta dietro è la seguente. È possibile prevedere un certo fenomeno, l'evoluzione del fenomeno? Questa è un'idea non nuova. Diciamo, il desiderio dell'uomo di prevedere il futuro, come sapete, diciamo, va molto, molto indietro nel tempo. Però si è riusciti a dargli una forma più compiuta a questo tentativo a partire dal 1600 circa. Un esempio tipico che si fa quando si parla di modelli è un esempio che si studia a scuola, che è il moto d'un proiettile, il moto d'un grave, come si dice. Cioè, se io lancio un proiettile, se io ho un cannone e devo lanciare un proiettile, questo uscirà dalla bocca del cannone con una certa velocità e con un certo angolo, dove andrà a cadere? Questa è la domanda. Ora, ci sono provati ovviamente in molti a risolvere questo problema, perché questo è un tema di grande interesse anche applicativo, come immaginate, e per esempio Tartaglia, Niccolò Tartaglia, che è uno scienziato del 600, aveva una sua teoria su questo. Se possiamo, Michele, ci abbiamo una slide da far vedere. E vedete, l'idea di Tartaglia è che per risolvere questo problema, per trovare cioè la risposta a questa domanda, bisogna usare un modello della traiettoria. Quindi bisogna fare un disegno della traiettoria. E nell'immagine che abbiamo a sinistra, vedete che ci sono diverse traiettorie. Queste traiettorie erano state disegnate proprio da Tartaglia,
allo scopo di individuare dove sarebbe caduto il proiettile. Hanno un grosso valore storico, ma poco valore pratico, perché in realtà il problema di trovare il modello fu risolto qualche anno dopo da Galileo Galilei, che per primo individuò che la traiettoria del proiettile è una parabola. Quindi se io conosco la parabola che percorrerà il proiettile, e io so sin dall'inizio, prima ancora di sparare, dove andrà a cadere il proiettile. Ecco Francesco, questa è l'idea del modello. Il modello è trovare una traiettoria, quindi dove andrà a cadere. La traiettoria in genere si presenta come una formula matematica. Ora, chi ha fatto, diciamo, la scuola superiore sa che l'equazione di una parabola è di solito un'equazione quadratica del tipo y uguale a x al quadrato più bx più c, e questo ci dice sostanzialmente quale sarà la traiettoria del proiettile nel piano xy. La stessa cosa la vorremmo fare per altri fenomeni, perché quello del proiettile è solo un esempio. E il fenomeno, diciamo, oggi sotto gli occhi di tutti è quello delle epidemie. Allora, al di là dei modelli fisici che sono stati fatti appunto non solo per proiettili ma per molti altri fenomeni, pensate al tempo, la previsione del tempo si basa sull'esistenza di un modello. Noi abbiamo un modello dell'atmosfera, di come le masse d'aria e di acqua si muovono, di come la temperatura influenza questi moti, e grazie a questo modello, che quindi è espresso da una serie di equazioni matematiche, riusciamo a dare delle previsioni del tempo. Analogamente vorremmo fare per le epidemie. Sulla base della conoscenza delle epidemie abbiamo immaginato un modello. Questa attività non è recentissima, è uno dei modelli più semplici e più usati anche durante questi giorni, è a circa 100 anni di tempo. E quindi sulla base di questo modello siamo riusciti a prevedere l'evoluzione dell'epidemia. Ora, chi confronta i dati osservativi degli ultimi due mesi in Italia e li confronta col modello, vede che c'è una sostanziale coincidenza, quindi un ottimo accordo tra l'andamento del modello e l'andamento dei dati osservativi. Questo è un modo per prevedere il futuro dell'epidemia. Non so se ci siamo persi qualche parola. Scusate, sì, eccomi, mi sentite adesso? Sì. Ok, diciamo, mi inserisco, così anche io volevo formulare una domanda al professore. Ricordo a chi ci sta seguendo che può interagire con noi, quindi se avete curiosità, commenti, basta scriverli e poi io li girerò ai nostri ospiti. Quindi abbiamo capito cosa sono appunto questi modelli. Volevo fare una domanda, anzi, diciamo una serie di osservazioni che sono concatenate l'una con l'altra. La prima, ma in parte la stavo accennando adesso, quindi era se i modelli ci aiutano a prevedere il futuro. E poi, quindi, se è vero questo, chi è chiamato a fare delle scelte, soprattutto chi ovviamente ha delle responsabilità di governo, quindi politiche, quali informazioni può, quali indicazioni può trarre da questi modelli, e di conseguenza se si possono gestire quelle che sono le incertezze che sono intrinseche ai modelli stessi. Sì, Michele, diciamo, se mettiamo la seconda slide, diamo un po' un'occhiata più da vicino a questo modello dell'epidemia. Ecco qua, questo è un modello che, come dicevo prima, ha circa 100 anni. È stato proposto nel 1927 da Kermack e McKendrick, che sono due scienziati scozzesi. E la loro idea era di affrontare la descrizione dell'epidemia per l'appunto con delle formule matematiche. Per far questo hanno detto dividiamo la popolazione in tre scatole. Tutti gli esseri umani di una certa regione appartengono a una di queste tre scatole. Ci sono i cosiddetti suscettibili, cioè le persone che non sono malate, non sono state contagiate, ma potrebbero essere contagiate. Poi ci sono gli ammalati, quelli che hanno preso la malattia, quindi hanno già subito il contagio, e poi ci sono quelli che sono i rimossi, per così dire, che possono essere coloro che sono guariti, oppure, ahimè, coloro che sono morti. Ecco, questo è un modello molto semplice, Oggi usiamo modelli molto più sofisticati di questi, ma già questo modello semplice riesce a cogliere abbastanza bene
l'andamento dell'epidemia. Si passa da una scatola a un'altra secondo una certa regola probabilistica. Se vedete tra la scatola verde e quella rossa c'è un numeretto che abbiamo chiamato K. Questo numero esprime la probabilità che uno ha di ammalarsi. E in genere questa probabilità è dovuta a due fattori. È dovuta a quante persone io incontro e qual è la probabilità che ho di infettarmi in ciascun incontro. È il prodotto di questi due termini. Allora, già avere un modello così offre a chi deve fare scelte politiche un'indicazione precisa. E infatti questa indicazione è stata fornita e devo dire è stata anche seguita, perché per diminuire questo numero K, cioè per far sì che io non passi dalla scatola verde alla scatola rossa, che è quella dove sono gli ammalati, devo agire sul ridurre il numero delle persone che incontro, e questo è stato fatto con la quarantena, il lockdown, come si dice in inglese. E poi devo diminuire, anche se io incontro una persona, devo diminuire la probabilità di essere infettato. E questo lo facciamo di solito usando quelli che si chiamano i meccanismi di protezione, i dispositivi di protezione, sostanzialmente la mascherina, per esempio, o i guanti. Quindi, in un certo senso, il modello offre, come vedete, degli elementi su cui agire. E questi elementi sono quelli su cui chi ha la responsabilità di prendere le decisioni deve agire. Certo, questo è un modello estremamente semplice, come abbiamo visto. Oggi a disposizione della comunità scientifica esistono modelli molto più sofisticati di questi. Però questa è la direzione su cui bisogna andare. Questi modelli sono infallibili? Sono assolutamente certi? La risposta è no. Anzi, sono fallibilissimi ovviamente, ma in genere, con un po' di esperienza oramai da qualche anno, dobbiamo dire che funzionano ragionevolmente bene, sono stati testati in diverse epidemie in giro per il mondo e quindi offrono una guida che è ragionevole. Tra dire ragionevole e dire certa c'è un grande abisso. Qualche giorno fa un ministro della Repubblica, Boccia, aveva chiesto, un po' spazientito, in modo comprensibile per carità, agli scienziati di avere certezze. Ora, i modelli per loro natura, l'abbiamo appena accennato, hanno un carattere di tipo probabilistico, quindi non danno certezze, offrono un risultato e ogni risultato è associato a una certa probabilità. Ma questo è proprio intrinseco nel modello, è così che funziona la scienza. La scienza propone delle soluzioni che possono essere realizzate, ma che hanno un grado di probabilità di avverarsi, soprattutto quando bisogna prevedere il futuro. Nel caso delle previsioni del tempo, questo è chiarissimo. Si dice fra 24 ore c'è una probabilità dell'80% che in questa regione piova. Non vuole dire che se poi non piove allora il modello è sbagliato. No, è stato dato con una certa probabilità che indica per l'appunto la confidenza che dal modello, che sul modello possiamo avere. Un'altra domanda, questa ho letto e abbiamo letto sui giornali anche dei dibattiti a volte abbastanza accesi tra virologi, epidemiologi, quindi qualcuno magari può risultare anche disorientato da questo aspetto, però in realtà nell'ambito scientifico non è una cosa completamente nuova, vero? No, anzi, diciamo, intanto dovete sapere che i dibattiti in ambito scientifico sono sempre esistiti, a volte anche in maniera molto vivace, diciamo. Quello che ora traspare, diciamo, la cosa nuova rispetto a qualche centinaia di anni fa, è che oggi questi dibattiti vengono svolti sostanzialmente in pubblico, cioè sotto gli occhi delle telecamere. Ma che nella storia ci sono stati scontri molto forti, anche diciamo molto importanti, per esempio Newton contro Leibniz, quando entrambi avevano proposto le basi di quello che oggi chiamiamo il calcolo infinitesimale, cioè le derivate, gli integrali. Newton aveva per primo era arrivato a questo risultato, ma non aveva pubblicato il lavoro. Leibniz arriva dopo, ma lo pubblica prima di Newton, e questo inizia, diciamo, avvia tutta una serie di conflitti. Più recentemente, che ne so, Einstein, 100 anni fa, Einstein contro Bohr. Niels Bohr, scienziato danese, diciamo uno dei grandi fondatori della meccanica quantistica, e Albert Einstein, anche lui una colonna della scienza,
che però non condividono la stessa visione della realtà su aspetti molto importanti. Quindi anche qui dibattiti accesi, a volte anche, diciamo, aspri, come si dice. Questo avviene anche oggi, su alcuni aspetti. Si può chiedere ovviamente agli scienziati di essere educati, che bisogna chiederglielo, ma non si può ammantare la figura dello scienziato con una, diciamo, santità laica che non gli pertiene. Lo scienziato è una persona appassionata del suo lavoro che difende le proprie idee su basi razionali, possibilmente avanzando misure sperimentali, nel caso delle epidemie, per esempio, misure osservative, per sostenere una tesi e un'altra. Il fatto che diverse tesi esistano non è un male, anzi è molto bene per la scienza, perché è così che la scienza funziona. Magari ci vorrebbe un pochino più di prudenza nel comunicare quelle che sono soltanto delle ipotesi ancora poco accreditate al grande pubblico o ai media che purtroppo ricercano lo scandalo o la novità con un entusiasmo a volte forse un po' eccessivo. Adesso vorrei fare una domanda che in realtà giro a entrambi, perché potrebbe essere interessante appunto avere un punti di vista diversi su questo aspetto, che secondo me è molto interessante. Parliamo della famosa app per i tracciamenti. Comincio da lei, professor Gammaitoni, chiedendo appunto a che cosa serve questa app e come funziona. E poi la domanda che giro a entrambi è se si può mettere in funzione e applicare questa app rispettando il diritto alla privacy. Allora, sull'app molto volentieri. Diciamo, è stato osservato da più di una persona, anch'io l'ho scritto in pubblico in più di un'occasione, che il rischio che stiamo correndo è quello di trattare un'epidemia del 2020 con gli strumenti del 1600. La peste manzoniana, diciamo, narrata per l'appunto nei Premessi Sposi, è stata trattata effettivamente con gli stessi strumenti, il lockdown, cioè la quarantena, e poi strumenti di protezione. Vi ricordate, sono immagini belle di maschere che venivano indossate per ridurre il rischio di contagio. Oggi abbiamo però a disposizione invece strumenti tecnologici molto più interessanti. Banalmente, non serve mettere in quarantena tutta la popolazione. Per ridurre il rischio di contagio basta mettere in quarantena le persone che sono infette. Se riuscissimo a contenere tutti gli infetti, l'epidemia morirebbe in pochissimo tempo. Come si fa? Però bisogna sapere chi sono le persone infette. Questo è uno dei problemi. Per cui la strategia che viene proposta oggi da diversi epidemiologi, per esempio ricordo Alessandro Vespignani, che è un collega e amico, che è il promotore, insieme anche al professor Crisanti, che era a Perugia fino a pochi mesi fa, loro propongono questa strategia che si basa sulle cosiddette 3T, test, track and treat, cioè fai i test, traccia le persone e poi tratta, cioè cura le persone malate. Per far questo dobbiamo aumentare il numero dei tamponi, cioè dobbiamo essere in grado di fare dei test per individuare con prima possibile le persone che sono infette. Poi bisogna tracciarle, cioè riuscire a capire quali sono le persone che sono entrate in contatto con loro, perché queste potrebbero essere a loro volta infette, quindi portatrici dell'infezione, e poi bisogna trattarle, cioè mettere in cura con quarantena, ma soprattutto con le cure, le persone che si sono infettate. Oggi la tecnologia ci offre una soluzione, che è quella di dotare le persone di un dispositivo, che potrebbe essere lo stesso smartphone che molti hanno, o un altro dispositivo elettronico, che tiene conto per l'appunto degli spostamenti di una persona durante la giornata. Se quella persona si scopre infetta, allora si può tornare indietro e sapere dove è stata quella persona e quali altre persone ha potuto contattare. A questo punto bisogna andare a incontrare le altre persone che sono state contattate e fare i test anche su questi. La tecnologia permette di fare questo. Certo, ci sono tutta una serie di aspetti delicati legati alla privacy, perché in qualche modo c'è il rischio che uno venga appunto tracciato, monitorato, perda il diritto ad andare dove vuole o a parlare con chi vuole, che è un diritto fondamentale della Costituzione. Però la tecnologia consentirebbe, lasciatemi dire questo, le risorse della teoria, della diciamo, tecnologia della comunicazione e dell'informazione oggi consentono di farlo rispettando
gli aspetti della privacy e della riservatezza. Avvocato, vuole aggiungere qualcosa alla risposta alla domanda sulla privacy? Sì, due parole sul punto. Devo dire che la comunità scientifica dei giuristi, quando si è iniziata a parlare di una importazione to court del modello coreano in Italia di un'app di tracciamento, si è immediatamente in grandissima parte messa in allarme. Non dico che ci sia stato un vero e proprio sollevamento, però la stragrande maggioranza, parliamo del 70-80% dei giuristi italiani, specie quelli che si occupano dei diritti fondamentali di tutela della privacy, si sono posti quantomeno delle forti domande. Se ne parlava tempo fa anche con lo stesso Michele su quelle che potevano essere le conseguenze della mancata utilizzazione dell'app di tracciamento, dove si sarebbero conservati i dati acquisiti dall'app di tracciamento contenuta nel mio telefono, se in Italia, se su un server in Europa, se o fuori dall'Europa, questi dati che fine avrebbero fatto, quale sarebbe stato lo strumento normativo adottato dalla politica per introdurre l'app di tracciamento. Devo dire che, a differenza di altri aspetti su cui tuttora i giuristi non sono molto in maniera equanime tranquilli, e cioè probabilmente un abuso di norme di carattere regolamentare, i famosi DCPM, i decretoni di Conte, qui insomma la comunità dei giuristi non è molto tranquilla, devo dire, perché la cosa sta andando avanti da molto tempo. Non è questo il momento per parlarne, però per quello che riguarda invece l'app di tracciamento, il legislatore si è mosso invece con una legge, esattamente tecnicamente con un decreto legge, quindi è stato adottato ragioni straordinarie di urgenza come prevede la Costituzione, però questo comporta in primo luogo la firma del Capo dello Stato, che quindi fa un vaglio di costituzionalità della disciplina, e dall'altro poi una conversione in legge ad opera del Parlamento. Al di là del dato formale, che come dicevamo stamattina col professor Gammaitoni, per i giuristi è sempre importante, nel dato sostanziale la stessa norma, che è l'articolo 6 del decreto legge 28 del 2020, rassicura molti giuristi, poiché vengono riempiti di contenuti tutti quei dubbi che molti giuristi avevano, cioè il fatto che non ci saranno conseguenze pregiudizievoli per chi non volesse scaricare l'app o volesse interrompere l'utilizzo, che i dati verranno utilizzati soltanto e conservati per il periodo strettamente necessario, che i server saranno in cui verranno conservati i dati saranno soggette alla disciplina del cosiddetto GDPR, e così via. Molte risposte sono state date, e quindi questo, diciamo, tranquillizza molto. Mi sento di dire che comunque i principi vigenti nel nostro paese in tema di privacy, sulla base di questo dato normativo, che è piuttosto scarno, devo dire, bisognerà vedere poi i regolamenti attuativi di questa norma come saranno, devo dire comunque è stato rispettato. A questo proposito però qui ancora il Ministero della Salute e il Garante della Privacy non si sono mossi definitivamente, per cui ancora questa famosa app, che pare essere pronta da un punto di vista tecnico, ancora non è possibile scaricarla nei nostri dispositivi, seppur siamo in corso nella cosiddetta fase 2. Speriamo a questo punto che possa essere utilizzata a breve. C'era una domanda che vi faccio leggere, in cui ci viene chiesto quali saranno i tempi per l'uso dell'app. Penso che nessuno di noi, non lo so se l'avvocata ha risposto adesso appunto sull'indecisione dei tempi, non so se il professore vuole aggiungere qualcosa. Ma diciamo, i tempi sono sempre troppo lunghi, perché diciamo, siamo un paese che è bravissimo a reagire all'emergenza, ma appena si esce dall'emergenza fa fatica a fare anche le cose più semplici. A maggior ragione una cosa come questa, che ha aspetti delicati dal punto di vista giuridico, ma anche tecnologico, non riusciamo a farla in tempi brevi. Si parla, io leggevo questi giorni, si parla di fine maggio, ma io penso che sia una previsione troppo ottimistica. Secondo me si andrà a giugno, probabilmente fine giugno. Nel frattempo la cosa che potremmo fare però è parlarne, perché parlarne aiuta le persone a vincere la ritrosia, a vincere le paure.
Come è noto, la paura nasce dall'ignoranza, dal non sapere le cose. Allora, se uno spiega veramente come può funzionare un'app, io non conosco quella che è stata selezionata perché ancora non è pubblica, quindi non lo sappiamo, ma esistono molti modi per far sì che i dati siano assolutamente protetti, per far sì che quei dati non vengano ceduti, non vengano conosciuti da altri. Se queste norme, che l'Europa ha già elaborato da tempo, saranno inserite nell'app in questione, non c'è assolutamente nessun rischio per la nostra privacy, e l'adozione sarà volontaria, questo mi sembra ragionevole. Bisognerebbe leggere e raccontare questa cosa dicendo che è un atto di generosità, è un atto di altruismo usare l'app, perché consente di prevenire altre persone, cioè prevenire affinché altre persone si ammalino. E quindi, se mettiamo la mascherina come gesto di educazione, usare l'app è un altro di questi gesti che aiuta a migliorare la vita nostra e soprattutto degli altri. Faccio vedere un altro commento che si inserisce un po' in quello che stavamo appunto dicendo, in cui in realtà appunto ci spiega che la gente dà già volontariamente i propri dati personali ad altre app, chissà dove tengono i server. Diciamo un po' polemico, giustamente sottolinea il fatto che non ci si può lamentare invece dell'uso di quest'app, che magari potrebbe avere dei confini più determinati, diciamo, no? Sì. I dati sono una ricchezza, no? E quindi è ovvio che oggi le aziende più attive nel settore Information Communication Technology usano i dati proprio come una merce, basta pensare a Facebook. Non so, Francesco, tu che ne pensi? È un tema che... penso, esatto. Penso esattamente la stessa cosa, quando basta che noi ci troviamo in qualsiasi posto e veniamo immediatamente geolocalizzati e vengono fuori le pubblicità del ristorante dietro l'angolo, del negozio dietro l'angolo. È normale, al di là della paura del popolino, però più che la paura del popolino io mi sento ad appartenere a quella categoria di persone che ha un approccio scientifico da giurista, per cui ci siamo posti dei problemi che, ripeto, sulla base dell'articolo 6 del decreto legge 28 del 2020, sembrano essere stati risolti in maniera piuttosto soddisfacente. Quindi io sarei abbastanza tranquillo. Il problema, più che altro, è nella realizzazione effettiva della app, perché se non si potrà porre in essere tra maggio e giugno, probabilmente sarà troppo tardi e quindi sarà stato fatto molto rumore per nulla. Un altro commento, qui questo è un commento ma che si aggiunge a quello che stavamo dicendo, appunto, sottolinea il fatto come l'app sarà utilissima perché incontriamo persone che non conosciamo e sarebbero rintracciabili, come altrimenti non sarebbe possibile. Quindi insomma, è un po' il succo del discorso che stavamo facendo. Sì, questo è Gianmarco Cesari, che saluto, come la persona che è intervenuta prima. Sono due colleghi. Gianmarco è un caro amico e avvocato che esercita tra Perugia e Roma, lo saluto con simpatia. Questo però è uno anche dei problemi in realtà che era venuto fuori, perché ai fini della prevenzione di problemi sanitari si sarebbe potuto, secondo coloro che criticavano questa app, divulgare un contatto tra una persona ed un'altra. Non parlo ovviamente di cose particolari, ma pensiamo ad un cliente che viene nel mio studio perché ha un problema personale e quel cliente ha un problema che non vuol far sapere, particolarmente riservato, che è tutelato in maniera assoluta perché io ho un segreto professionale e a volte ci sono anche cose molto delicate che non possono essere divulgate a nessuno, però viene fuori il contatto tra me e lui. Quindi qualcuno viene a sapere che tra i suoi contatti c'è stato anche l'avvocato Francesco Gatti quel giorno a quell'ora, e quindi potrebbe venire fuori, qualcuno alla fine lo verrà a sapere, quantomeno del sistema sanitario, che quel soggetto sia recato da un avvocato a una certa ora, ad un certo giorno. Questo è uno dei problemi che la comunità di giuristi ha evidenziato. Sotto l'altro profilo di tracciare, individuare persone secondo quel sistema delle 3T che ha suggerito, che prima
di cui prima ha parlato il professor Gammaitoni, è ovvio che il collega Cesare ha perfettamente ragione, perché senza app di tracciamento non potremmo individuare persone che non conosciamo. Ecco. Ora, nella versione più diciamo radicale dell'app di cui si è parlato nella comunità scientifica, il dato viene memorizzato soltanto localmente. Localmente significa che il dato rimane nel dispositivo, per esempio nel smartphone della persona. A questo punto verrebbe avvisato, diciamo nell'esempio ottimo che ha fatto Francesco, verrebbe avvisato soltanto la persona che ha avuto il contatto e gli verrebbe detto: guarda, tu hai avuto un contatto con una persona che è malata, che è contagiosa. Non sappiamo se tu hai preso il contatto e non ti diciamo nemmeno chi è la persona con cui sei entrato in contatto, ma sappi che tu hai avuto contatto. Allora tu ti stampi questa paginetta, ti stampi questo QR code e con questo QR code vai presso l'ufficio della ASL adeguato e ti fai fare un tampone. Questo è tuo dovere civile farlo. Cioè, in questo meccanismo il dato non viene scambiato con nessuno, non c'è un gestore unico dei dati, non solo, ma nemmeno tu puoi risalire a quale dei tuoi contatti negli ultimi giorni è malato, perché anche questo è un problema di protezione, no? Cioè, il tuo cliente, Francesco, diciamo, perché deve sapere che sei tu quello che lo ha infettato, potenzialmente infettato? Quindi, ripeto, la tecnologia consente di fare queste cose, si possono fare con attenzione, con cura, ma insomma l'informatica ha fatto passi da gigante negli ultimi 50 anni, quindi abbiamo tutti gli elementi, gli strumenti per farle bene le cose, se le vogliamo fare. Ripeto, una piccola critica, ma insomma, sapete, io non mi tiro indietro di fronte alle critiche, stiamo andando troppo lentamente, il governo si sta muovendo con troppa lentezza. Capisco le difficoltà, capisco la crisi, abbiamo fatto bene nella fase 1, abbiamo bisogno di maggiore intensità, maggiore vigore in questa fase 2. Sì, anche perché non si può curare nel 2020 una malattia con il sistema del lazzaretto, no? Ecco, quindi insomma, sono passati 400 anni dalla peste di Milano dei Promessi Sposi, quasi 400. Quindi sarà ora di usare la scienza e la tecnologia del momento. E anche 100 anni dall'epidemia della spagnola, che è stata anche quella un'esperienza terribile, quindi è ora di andare avanti. Bene, non ci sono altre domande, non vedo altre domande, quindi ringrazio innanzitutto chi ci ha ascoltato. Ringrazio il professor Gammaitoni, l'avvocato Francesco Gatti. Non so se Presidente vuole fare un saluto lei, così chiudiamo con... Saluto tutti, saluto e ringrazio il professor Gammaitoni, è stato un onore conversare con lui, speriamo di averlo nostro ospite prossimamente, chissà quando, in qualche spazio del post magari all'aperto, ci stiamo muovendo anche sotto questo profilo, se no all'interno del museo quando sarà possibile e se no qui in rete con questo generoso scambio di idee. Grazie professore. Molto volentieri e viva il post. Grazie e finiamo con un bel commento che ci gratifica per la diretta che abbiamo fatto, che ci ringrazia Federico per la splendida diretta, quindi bene così, grazie a tutti. Grazie a te Federico, ciao. Grazie professore, grazie avvocato e a presto a tutti quanti. Arrivederci.